Siamo lodati in Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra una memoria bella mariana che è Santa Maria Auxiliatrice, così è conosciuta. La messa che stiamo celebrando è appunto Maria Vergine aiuti i cristiani. È una ricorrenza di cui era molto devoto un grande santo italiano, molto popolare, che tutti conoscono, che è San Giovanni Bosco, che era devotissimo dell'Auxiliatrice. Infatti oggi a Torino è festa grande, una persona che conosco mi ha mandato una foto di tutta quanta la statua dell'Auxiliatrice che oggi è vestita a festa. Sapete che la chiesa principale che Don Bosco ha fatto costruire a Torino è proprio la Basilica di Santa Maria Auxiliatrice, che è molto molto bella, dove tra l'altro riposa la sua salma. E come è nata questa festa? È interessante sapere come è nata, perché la Madonna fa tanti miracoli belli, ecco, anche quelli di mettere un attimo un po' più tranquilli quelli che si credono di essere i padroni della terra. Vedete che ce ne stanno tanti, sono sempre stati e ce ne stanno ancora. Voi sapete che Napoleone Bonaparte era un nemico della Chiesa. Sapete che qua i francesi, anche qui dietro alla nostra bella coro del 1600 che c'è, pochi lo sanno, ma lo hanno sfregiato i francesi, perché c'erano gli stemmi dei Caetani, le aquile, se andate a fare un giro, sono tutti quanti la testa mozzata, perché erano mangiapreti e anticlericali, volevano distruggere la Chiesa perché pensavano che la Chiesa fosse nemica dell'emancipazione dell'uomo, del progresso dell'uomo. Questo è cominciato con Robespierre nel 1789, è andato avanti, Napoleone compreso. E che cosa erano riusciti a fare? L'hanno fatta grossa, non so se vi ricordate la storia, avevano arrestato Pio VII. Pio VII è stato carcerato di Napoleone. Immaginate, insomma, tutta quanta la cristianità, col Papa arrestato, era abbastanza preoccupata. E che hanno cominciato? Hanno cominciato a pregare la Madonna, a pregare la Madonna, a pregare la Madonna e a pregare la Madonna. Questo non c'era nessuna intenzione di liberare Pio VII, se non che, senza nessuna motivazione, improvvisamente, il 24 maggio del 1814, Pio VII è stato liberato. Quando ha saputo che i romani e i cattolici avevano pregato la Madonna, invocato il suo aiuto, invocato il suo aiuto, bene, da oggi in poi, una bella festa di Santa Maria, aiuto dei cristiani. E abbiamo anche nella litania laudataria, con il rosario, una delle vocazioni di Maria Santissima è aiuto dei cristiani. Ecco, da allora certamente questa festa è festa grande, ecco, per i salesiani, e per tutta la Chiesa rimane la memoria di questo fatto, che ci fa comprendere l'importanza del ricorrere all'intercessione della Madonna anche nei casi, veramente parlando, molto gravi e molto serie. Voi sapete che una cosa analoga è successo, quest'anno siamo nel centenario di Fatima, e poi concludo rivolgendo anche una parola di saluto e di augurio a Stefano e Ilaria, che stanno aspettando di ringraziare il Signore, ecco, e rinnovando le loro promesse matrimoniali. Ma una cosa analoga è successa grazie alla Madonna di Fatima. Voi sapete che Fatima, la Madonna Fatima chiese la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, che poi per una serie, presenti tutti quanti i vescovi, eccetera, eccetera, per una serie di circostanze non è riuscita a farla esattamente così come l'aveva chiesta. Però San Giovanni Paolo II, il 25 marzo dell'84, fece un atto di consacrazione mondiale di tutto il mondo al cuore immacolato di Maria, chiaramente con l'intenzione di metterci quello che la Madonna aveva chiesto. Voi sapete che ancora negli anni Ottanta c'era il regime sovietico in Russia. Ma vi ricordate come è improvvisamente crollato il regime comunista? Così da oggi al domani. C'è un impero in Cina, ancora c'è stato, in Corea del Nord ancora c'è stato. Quindi una cosa durata 70 anni, apparentemente incrollabile, invincibile, Gorbaciov praticamente ha portato il comunismo alla fine senza che nessuno se ne è accorto di niente, no? E chi te l'ha detto che è intervenuto la Madonna? Sapete quando è stata ammainata la bandiera rossa dal Cremlino? L'8 dicembre, tutti sanno che tipo di festa è l'8 dicembre del 1989. Quindi, cioè, è evidente che è molto significativo. Quindi, non soltanto che la Madonna, vedete, risolve i problemi grossi, ma senza spargimento di sangue. Non è successo niente. Il Papa è stato liberato senza che nessuno versasse una goccia di sangue nel 1914. E il comunismo è caduto senza che fosse versato una minima goccia di sangue, a differenza di quando andò al potere con la rivoluzione russa, insomma, che fu fatto molto cruento.
Quindi capite quanto è grande, non solo che la Madonna interviene, ma la Madonna interviene anche in maniera, come dire, pulita e conforme ai disegni di Dio, senza fare male a nessuno. Quindi risolve grossi problemi in maniera indolore. Ecco perché è molto importante che impariamo sempre di più e sempre più spesso a invocarla. Andiamo adesso a Stefano Ilario, che sempre San Giovanni Paolo II ha voluto attribuire, aggiungere alle litanie lauretane, tra i tanti titoli delle tante glorie della Madonna, che sono sempre troppo forti in fronte a quelle che ha, anche il titolo di regina della famiglia. Perché voi sapete che la famiglia, se non vogliamo fare retorica, però purtroppo da 50 anni a questa parte sta sotto assedio, neanche sotto attacco. Ci sono montagne, purtroppo, di famiglie che vanno a finire, ahimè, sgangherate, che non arrivano a né al 25esimo e tantomeno al 50esimo, perché purtroppo hanno fatto naufragio per le tante sollecitazioni, difficoltà, pressioni e turbamenti di vario genere che la famiglia soffre. Ecco, il 25esimo per la Chiesa è stato sempre un momento molto importante, le ricorrenze sono sempre molto importanti. Si va di 25 in 25, lo sapete perché? Perché si segue l'andamento dei giubilei. I giubilei originariamente erano una volta ogni 50 anni, adesso ordinariamente sono una volta ogni 25 anni. Poi certamente il Papa, se vuole mettere uno straordinario, mette uno straordinario, ma i giubilei ordinari sono una volta ogni 25 anni. Quindi il 2000, il grande giubileo, il prossimo sarà il 2025, il grande giubileo dell'incarnazione. E è un numero bello, un numero significativo, perché insomma 25 anni sono tanti. Stefano e Ilario portano oggi all'altare del Signore loro grazie, lo sanno loro, quello che hanno vissuto, quello che hanno passato e quello che è successo, e ne faranno oggetto della loro preghiera personale. E la cosa importante, anche ad esempio, il grazie che dicono a Gesù è anche un grazie che la Chiesa dice a loro, perché una famiglia che rimane stabile è una ricchezza per la Chiesa, ecco, che sono ancora, spero felicemente, uniti. In ogni caso sono uniti, quindi adesso noi ci uniamo in silenzio al loro ringraziamento, facciamo un attimo di pausa, dopodiché io mi avvicinerò a loro, e loro ringrazieranno il Signore, io benedirò i loro anelli e poi la Santa Messa prosegue come di consueto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.